Ciao ragazzi, eccoci qui a fare l'unboxing di un prodotto molto ambito e molto particolare. Si tratta del Samsung Galaxy Nexus, prodotto che abbiamo acquistato pochi minuti fa al MediaWorld, quindi negozio fisico, e sinceramente non mi aspettavo di trovarlo, tanto che infatti non era nemmeno esposto, un po' rassegnato. Ho provato a chiedere al commesso quando sarebbe arrivato, invece praticamente mi ha detto che era arrivato. In effetti vedevo già delle commesse, anche ragazze piuttosto carine, con il Galaxy Nexus in mano, e a quel punto ho detto prendiamolo. Questa è appunto la scatola, ovviamente bianca perché è un prodotto Google. Appunto facciamo questo unboxing. Sinceramente adesso non, le condizioni della stanza non sono il massimo come l'illuminazione, però ci dobbiamo un pochino accontentare, anche perché purtroppo sono quasi le 7 di sera, quindi c'è poco da fare. Togliamo tutti gli adesivi e facciamo questo piccolo unboxing. Oops. Vediamo se ce la facciamo. Sono sempre un pochino negato quando devo fare gli unboxing, quando devo scartare, diciamo, i pacchi. Ecco, qui, ops, stava quasi per cadere. Simpatico Android. Questo appunto è il Galaxy Nexus, molto grande, però mi sembra comunque accettabile come dimensioni. Lo faccio vedere al fianco al Optimus Solid LG con schermo Ultra AMOLED, di cui tra poco, pochi minuti, faremo uscire la recensione, quindi oggi 9 dicembre. Questo è appunto il Galaxy Nexus, bellissimo, semplicemente fantastico. Questa è la scatola, vediamo cosa c'è. Ovviamente i classici manuali che non ci servono e che attestano anche la garanzia. Abbiamo il caricabatterie Samsung, porta USB standard, le cuffie classiche, il cavo dati USB, micro USB, e la batteria da mi pare 1650 mAh. Per il resto non c'è nient'altro. Togliamo, diciamo, le cartacce, anche se però poi farò un unboxing, scusate, un hands on, penso domani mattina. Per adesso, diciamo, facciamo soltanto un unboxing. In ogni caso, veramente uno smartphone fantastico, bellissimo, molto leggero, mi pare 135 grammi, che comunque è accettabile considerando lo schermo da 4,65 pollici. Quindi appunto domani mattina penso farò un bel hands-on video. Se avete richieste appunto potete tranquillamente farle attraverso il blog. E niente, quindi vi rimando a domani mattina, quindi magari all'unbox, scusa, all'hands-on. Oggi sono un pochino emozionato perché non mi aspettavo questo Galaxy Nexus di acquistarlo. In ogni caso, appunto, vi rimando al blog androidgeek.it. Un saluto da Matteo. Ciao ciao.